Sì, cioè io ero il somaro. Andavo giù da Mandini, dove ha buttato giù la chiesa, adesso Pirani, e mi portavo a casa in mezzo alla bicicletta, in mezzo quintale per i maiali, o sino anche per le mucche. Sì, e mi chiamavano il somaro di celate, mi chiamavano. Sulla bicicletta? Sì, sulla bicicletta. Io piedi, con il sacco in mezzo. Io avevo 15 anni e mio fratello, quello più vecchio del 39, ne aveva 17. Mio papà ha comprato una bicicletta da un signore che si chiama Carti, qui all'argine, su all'argine, e mi diceva: adesso facciamo una domenica per ciascuno, una domenica faccio io e una domenica fai te. Mio fratello Franco faceva la domenica, quell'altra domenica toccava a me, allora mi diceva: dai, va là, aspetta che la faccio io che devo andare via, quando tocca a te ne fai due consecutive. Invece non era vero, mi faceva fare una e poi dopo quell'altra diceva che toccava a lui, mio fratello. Il mondo era dei funghi. E quello lì, nelle foto, non si vede mai coi pantaloni, sempre con la donna, con il vestito da bimba. Anche il balonzello, anche il biondino quadratini. Perché si vede che quando lavavo dei pantaloni, non sapevo cosa mettere, mettevano un vestito da femmina. Quello che c'era. Però la cosa più bella è quando sono passato al comignolo, perché si spianella. C'era? Due pantaloni al ginocchio, erano di Vigogli, ti ricordi? Si sportava la strada, lui che tempi lì. Beh, mi sono messo sedendo i pantaloni là. Ma la nonna e il nonno Orso Bimbo, quello che venga via non si spiega perché era di Vigoglio, ma no, ma il catrame non viene via, ma veniva a casa, ho fatto quello facendo lui, mi sono messo a sedere su un pitone della strada, che quello a pensare dentro sembra una cosa strana, però e poi guai se tu hanno sa cosa ha fatto mia sorella la più vecchia. C'era uno che gli filava dietro, ma mio zio Renzo, il più giovane. Non voleva, perché era un po' mattocchiano, nel senso che era una persona burlone. E loro dicevano: te quello là non lo devi prendere. E allora, ma lui veniva a casa con mia sorella, aveva già 18 anni, e allora si mette davanti, dietro casa, dove abitavamo lì a San Filippo, c'era lo stradello che arrivava fino lì alla Maddolina. E allora con lo schioppo, allora la sera col fucile si porta a casa, accompagna mia sorella lì, e quando parte, allora mio zio come fa, pum, allora lui partisce il corso, ma tutte le volte che non lei ha preso la su per la bicicletta, gli tirava col fucile, ha fatto la corsa. In Italia poi. In Italia, sì. Ha fatto la corsa fino alla Madonnina, non è mai riuscito a saltare su in bicicletta. Non è mai più venuto. E quando si faceva la canapa, che era da tela di canvas? No, che la gramavano, che c'erano le donne. Sì, sì. Lui allora lavorava con macchio e veniva a casa con la macchina, aveva una macchina tipo le giardinette, quelle piccoline lì. E allora ha cominciato a girare tutto in mezzo alle donne. Ha fatto sparire tutte le donne dal cortile, perché lui le faceva arrabbiare. Arriva al macellate, dicevano, macellate. E allora ha fatto venire, scappava via tutte le donne perché gli giravo con la macchina. Si faceva, era burlone, molto burlone, però era buono. Ah, sì, eh.